proprio perché siamo di un amore infinito, sconvolgente. E quanto più facciamo affidamento sulle creature, tanto più noi roviniamo noi, le famiglie e la società. Ci rovinano, ci svogliano, sempre più di lì, per caricarci di tristezza, di angoscia, di disperazione. Vedete, per esempio, in questo mondo che noi viviamo oggi attualmente, la chiamiamo civiltà dei consumi, perché c'è tanto consumismo, si consuma, si spende, si espande in modo incredibile. Abbiamo troppo, e perciò non apprezziamo più niente. E perciò ci sentiamo tristi, vuoti. Perché più ci appoggiamo sulle creature, più il cuore nostro incomincia ad agonizzare, a soffrire. Invece vedete un po' le anime che si orientano solo a Dio e confidano solo in Lui. Vedete un San Francesco, per esempio, che si spoglie di tutto, anche della veste, perché l'unico sostegno dell'essere Dio, quel Dio che mantiene il cielo e la terra, quel Dio che provvede il centro del cielo e il centro dei campi, come potrà e non potrà mantenere noi che siamo suoi figli? Ecco perché San Francesco, come l'altronde tutti i santi, ma in modo particolare quel gesto di Francesco diventa sconvolgente, diventa veramente la risposta della creatura che si apre con l'intelligenza di Dio e sceglie Dio con una radicalità di tutto il proprio essere e la propria vita. Tu solo, Signore, sei il mio tutto. E perciò Francesco, che si spoglia di tutto, distacca il cuore da tutto, che lui si spoglia molto le parte di tutto per legarsi solo a Dio e per possedere solo Dio, l'unico vero bene. Ecco perché entra nella gioia autentica e addirittura diventa il giullare del gran re. Francesco che va per i boschi cantando, appena quando il vescovo gli aveva messo addosso un abito tutto sgualcito e rattoppato proprio dell'abito dei poveri, e si era messo un mantellino perché faceva freddo e neve in quel periodo, e va cantando nei boschi. E anche quando incontra i ladroni, che mi produce? Io sono il giullare del gran re, dice Francesco, e lo chiedono, ma è pazzo. E allora, per farti vedere che gli fanno una grande benevolenza, lo prendono chi per le mani, per i piedi, lo sbatacchiano con quello scavamento in un fossato di neve. Ma Francesco non se ne importa, è disposto a perdere la vita, rischia pur di non perdere Dio. Ecco la scelta radicale che fanno i santi. E perciò si alza da quel fossato di neve, si scuote la neve di dosso e continua a camminare per i boschi nella libertà dei figli di Dio, cantando al Signore della gloria. Chissà, c'è quei luoghi che scelgono Dio, l'unico Dio che posso morire, che scegliere una minima volontà, che soddisfare una minima mia volontà, un mio senso e passione sarei uguale, solo c'è più voi, Signore, come entro nella libertà gioiosa dei figli di Dio. Mentre più noi ci appoggiamo alle creature, più ricerchiamo le soluzioni da parte della creatura, le soluzioni dei nostri problemi, più aumenta la fame, la coscia, la tristezza e sperperiamo tutta la vita, come questa povera donna che sperpera tutto perché si era orientata prima alle creature. Ma quando sente parlare di Cristo, orienta tutto se stesso con una disponibilità piena, meravigliosa, a Gesù. E allora pensa, se io tocco soltanto un lembo della sua veste, io sarò guarito. Questa veste del Cristo, questo mantello del Cristo, simboleggia la Chiesa. Simboleggia cioè questa umanità, questa natura, di cui il verbo si è rivestito. Cioè, in altre parole, quando veramente l'anima accetta la Chiesa che Cristo ha istituito, basta che io tocchi la Chiesa del Cristo, io la viva. Viva questa comunione d'amore con il Signore, io sono guarito molto da te. Infatti Gesù dirà alla sua Chiesa, lascerà alla sua Chiesa tutti i suoi poteri, come il Padre ha mandato me anch'io quando voi, perdonate tutti i peccati, fate questi miei memori, battezzate, conducete tutti gli uomini alla salvezza. Basta legarsi profondamente alla Chiesa, basta che io tocchi un lembo del suo mantello, sarò guarito completamente, la fede di questa donna che accetta Cristo e tutta la sua opera. Qual è la Chiesa?
Cristo, dice il Vangelo che Gesù sentì che una potenza è uscita dalla sua persona, dalla sua natura. Una potenza è lo Spirito Santo che passa e tocca, purifica, ritorna la creatura che si accosta con le dovute disposizioni. Ma Gesù si ferma e, voltandosi, dice il Vangelo, chiede: chi mi ha toccato? Ma poco di quello che dicevo, qui c'è tanta cosa che mi sta toccando e tu dici che mi ha toccato. Sì, tutti toccano Cristo fisicamente, ma che importa quel contatto, quel tocco fisico, se che non mi guarisce però? C'è bisogno di un tocco particolare perché possa essere raggiunto dall'amore potente e misericordioso di Cristo che vuole trasformarmi e rinnovarmi. Ed il tocco della fede, il tocco proprio di questa donna. Pensate quando noi, come quante volte tocchiamo quel corpo di Cristo che addirittura è il corpo glorioso della comunione, lo riceviamo, lo mangiamo, lo massichiamo, lo digeriamo, ma come è entrato, così se ne esce, finisce nel Cristo, non rimane in noi. Perché non ci guarisce? Perché non ci trasforma? Perché non entriamo nel suo mondo? Perché ci manca questa fede vera, autentica. E la fede vera è disposizione a Cristo, è disponibilità a Cristo, è dire: Signore, voglio fare quello che tu vuoi. Se non siamo disposti a gettare avanti il peccato, noi capiamo, voglio di farci comunione, voglio di toccare Cristo continuamente. Tutti toccano, però una sola in qualità, colui che ha toccato Cristo con la disponibilità della vita, con la disposizione, cioè con la volontà ferma di cambiare vita, per mettersi a servizio di Cristo. Signore, tu voglio fare quello che piace a te, non quello che piace a me. Ecco perché noi potremmo accostarci sicuro ogni mattina, confessione e comunione, ma se non c'è questa volontà sincera di lasciare il peccato per vivere questa obbedienza umile alla volontà di Gesù, per fare ciò che piace a lui, voi capite che non serve a niente la base comunione su comunione. Lo tocchiamo ogni giorno, ma non ci sentiamo mai rinnovati, guariti, trasformati, divinità, come invece Gesù vuole fare. E Gesù dice, vedete, poiché stimola la donna a uscire, chi mi ha toccato? Proprio perché cresca la fede, perché non abbia vergogna davanti agli altri di dire: io credo in te, io sono tuo seguace e non voglio seguire il mondo, ma solo te. Noi che abbiamo vergogna di apparire cristiani agli occhi degli altri. Gli altri che dicono? E se io mi comporto così, ma gli altri non si comportano così, ma non si importa per chi veramente crede, per chi veramente vuol fare la volontà di Dio, non se ne importa niente di farlo vedere, anzi, e vedono le vostre buone opere di Gesù, perché si comportano tutti. Invece noi, per non ricevere critiche, giudizi, condanne da parte degli altri, per vergogna degli altri, quante volte calpestiamo la legge di Dio? E se io ho una veste più lunga di altri della moda oggi, e se io non ho le altre, se mi dico il rosario, mi dovrei, se mi conto, mi tocco, se mi metto in chiesa, se mi metto in ginocchio, se mi confesso, e quelli che non mi dico, che mi importa quello che dicono gli altri? Bisogna vedere che cosa dice Cristo di me. Io sono giudicato, saremo giudicati da Cristo, non dal mondo. La scelta radicale di Cristo non fa la parola, ma ha fatto con la vita, e poiché Gesù ci vuole far crescere nella fede, ecco perché dice: chi mi ha toccato? E aspetta che la donna esca fuori e si faccia vedere agli occhi degli altri, perché supera ancora se stessa la vergogna, di modo da donarsi con una donazione totale, senza riserve, nelle mani dell'amore di Cristo. Ecco perché Gesù dice quella bellissima frase: figlia, perché così si entra nell'amore del Padre e si diventa veramente consanguine di Cristo e si entra nella famiglia di Dio. Figlia, la tua fede ti ha salvata, non ti ha guarita, perché Gesù vuole prima guarire l'anima, quella è la salvezza. E il corpo non so, è appesantito da una tremenda malattia, o che importa se l'anima è nella grazia di Dio e mi salva, solo se l'anima è grazia e mi salva. Ma io sto bene in salute, dopo me ne vado all'interno perché ho fatto il compito mio di sapere dire a testare la salute fisica. Quante volte noi sentiamo dire: basta che si sta bene, che c'è la salute, c'è tutto. No, io potrei anche scattare di salute, ma
luce, guarda fino all'interno di te. Ecco perché Gesù vuole innanzitutto guarire dall'interno. E quella guarigione interna che libera l'anima dal peccato, dalla malattia di iniziale, questo è il salvezza. E quando io mi lascio guarire in radice, in profondità, e mi lascio liberare da Cristo dalla causa di tutti i danni, quindi dalla causa anche delle malattie fisiche, quando io permetto a Cristo di togliere il peccato che è la causa di tutti i danni, allora Cristo guarisce anche dalla malattia. Perciò dice a noi, figlia, la tua fede ti ha salvato, non ti ha guarito, perché lui vuole innanzitutto liberare dal peccato, guarire l'anima dal peccato che la tremenda malattia, e poi di conseguenza verrà anche il benessere materiale e fisico. Ecco perché Gesù dirà, cercate al di sopra di tutto il regno di Dio, cioè che Dio è lì, poi tutto il resto vi sarà dato, non sopra più quello che mangerete, quello che vestirete, ve lo darà senza nemmeno chiederlo, ma cercate al di sopra di tutto, anche della stessa vita, al di sopra del padre, della madre, della sposa, della moglie, della vita, cercate che Dio prenda lo stesso di voi e regni in voi, tutto il resto lo avrete di sopra di voi. Invece noi purtroppo lo facciamo il contrario, e ci affanniamo, ci uccidiamo per le cose di questo mondo, e ci affanniamo e agitiamo per la salute fisica e corriamo subito dai medici, medicine, ma chi si preoccupa di evitare l'impeccato, la morte dell'anima, quanto la debolezza dell'anima, la malattia dell'anima, qual è un peccato leggero, è sempre una malattia dell'anima, chi si preoccupa di crescere nella salute spirituale, perché Dio è in pienezza e non è ostacolato minimamente dal peccato, vedete come siamo lontani noi dalla fede, ecco perché la vera fede. Ecco perché le nostre preghiere non vengono esaudite dal Signore, perché vorremmo essere soltanto accontentati delle cose materiali, ma senza impegnarci nella vita spirituale, che è l'unica vera cosa che conta davanti a Dio. Ecco perché va in pace e si guarisce dal tuo male. Quando ci lasciamo salvare dall'interno, cioè guarire nell'anima, il Signore ci toglie anche le malattie, il male esterno, fisico. Ora, mentre Gesù è avvenuto questo episodio, quindi Gesù sta perdendo tempo, sembra, agli occhi del mondo, perché quella affretta, la bambina sta morendo, e è avvenuto pure questa fermata lungo la via, questo dialogo con questa persona, ma il Signore non ha fretta, perché tutta la storia è nelle mani sue. E allora gli dicono, guarda, non scomodare più il maestro, perché tua figlia è già morta. E Gesù che risponde, noi avremmo fatto una sceneggiata alla napoletana, no? Come la fanno infatti questi che stanno alla casa del capo della sinagoga e Gesù vede giusto gente che piangeva e urlava. Avete mai visto tante volte quegli urli così, direi quasi bestiali, senza speranza, come se ci comportiamo come i pagani, come i magari, gente che non hanno speranza. E allora Gesù dice una parola che è formidabile. Tua figlia, dice al capo della sinagoga, non temere, non temere. Cioè non è entrata nell'incredulità che ti fa entrare nell'ansia, nella paura, nell'affanno, nella croce, nella disperazione. No, non temere. Aggrappati a me, che sono l'onnipotente, la vita, la morte, nessun ostacolo per me esiste. Io sono il creatore. Sono capace di ricreare anche una creatura di sotto, sono capace di dare la vita a uno che è morto, ma solo a di fede, continua solo ad aver fede. E quella aver fede che volete vuol dire aggrapparsi a Gesù, vuol dire Gesù, lasciar fare tutto a lui, perché da lui che possiamo ricevere male, lui è l'unico bene, l'assoluto bene, solo Dio è l'uomo, e quindi tutto il bene passa da Dio, e da Dio passa solo bene, solo bene, solo misericordia. Sulla creatura che si apre, continua solo ad avere fede. E non permise a nessuno di seguirlo, perché gli incredoli non entreranno nel regno dei cieli. Ecco perché Gesù, il Vangelo dice queste espressioni, non permise a nessuno di seguirlo, perché a Pietro, Giacomo e Giovanni, il fratello di Giacomo. E Pietro, Giacomo e Giovanni costituiscono, rappresentano la Chiesa, sono i rappresentanti della Chiesa, cioè di questi uomini che aderiscono a Cristo completamente, non la Chiesa morta, la Chiesa falsa, ma la Chiesa viva, che aderisce a Cristo e si lascia condurre dalla
sempre volontà di bene e via di salvezza per ciascuno di noi. Questa Chiesa che deve vivere la carità fraterna, quel richiamo fratello di Giacomo, Giovanni era fratello di Giacomo, dice il figlio del Vangelo, quel richiamo alla fratellanza e il richiamo alla carità. La Chiesa intanto potrà seguire Cristo se si apre alla carità, all'amore fraterno. Se non ci apriamo all'amore fraterno, non possiamo seguire Cristo che è l'amore e non potremo entrare nel regno dei cieli. E allora Gesù entra nella casa e dice: perché fate tanto stretto e piangere? La bambina non è morta, ma dove? Perché? Per il Dio, che cos'è la morte? Ma per il Dio non so, lui è capace di ridare la vita a chi l'ha persa. Ed essi lo dicono, è gli incredibili che siamo noi. Sì, buon Dio ti aiuta, sì, Dio pensa a queste stupidaggini, a queste piccolezze, sa? No, Dio vorrei che amo nel suo mondo, e siamo noi che dobbiamo agire, dobbiamo muoversi, e sì, voglio vedere se Dio interviene, gli incredibili, perché sono io con la mia intelligenza, con le mie capacità, che devo fare questo, devo fare quell'altro, se no, chi mi mantiene, Ma se io scompaio dalla scena di questo mondo, il mondo continua a camminare, continua a girare, perché è Dio che mantiene il mondo, non sono io. Ecco perché il mondo deride Cristo e deride il credente, perché il mondo non ha capito nulla della verità. Ma Gesù cacciati tutti fuori, li caccia fuori Gesù, gli incredibili. E questo richiamo a cacciare tutti fuori è un annuncio che va dare un tempo in cui tutti gli incredibili, cioè tutti coloro che hanno rifiutato Cristo, verranno cacciati fuori dal regno delle tende eterne dell'inferno. Altre volte Gesù verrà cacciato fuori nel regno delle tende dell'inferno. Prese solo con sé il padre e la madre della fanciulla. Questa fanciulla è l'immagine della Chiesa. E la Chiesa è noi, vediamo, da quel resto di Israele di cui parla la Sacra Scrittura, il resto di Israele, e quindi il popolo di Israele, veramente il nostro padre e la nostra madre che hanno generato questa Chiesa, la disposizione mia, è la disposizione mia. Ed entrò dove era la bambina, presa la mano della bambina, le disse Tanta Cum, che significa fanciulla, io dico. Cioè quando veramente noi ci mettiamo nell'atteggiamento di ascoltare quanto più pienamente e quanto più perfettamente la parola di Gesù. Ed entriamo, sembra un'esagerazione quello che sto dicendo, perché se avessimo l'umiltà di accettare la parola di Dio. Ed entriamo nel, come dire, il fatto che Gesù riferisce in ebraico, in aramaico, Dio usa quella parola. Cioè vuol dire questo, che quando più noi entriamo nella volontà di Dio, nella parola di Dio, nell'obbedienza alla volontà di Dio, quando più noi ci sintonizziamo con la parola di Dio, quella parola intima, profonda, personale, detta cuore a cuore, ad ogni creatura che veramente accetta Dio, tanto più arriva la salvezza, tanto più arrivano le grazie per noi. Ecco perché subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare, aveva 12 anni, e l'immagine della Chiesa che Gesù forma in 12 apostoli, quel 12 sta indicando 2 10, 2 perfettamente, e 10 vuol dire l'affezione, 2 vuol dire Maria e Gesù, cioè perfettamente tutta la Chiesa, tutti i cristiani devono diventare Maria e Gesù, devono diventare questa fanciulla, i bimbi, per entrare nel regno dei cieli che salvato solo i bambini, perché se non diventeremo come bambini, dice Gesù a noi, non entrerete nel regno dei cieli. Allora, e oggi il mondo non capisce nulla, e quindi essi furono presi da grande stupore. Gesù raccomandò loro con insistenza che nessuno pensa a loro. Le cose di Dio, le cose intime, quanto più intime sono, più divine sono, tanto più bisogna con prudenza riservarla e non spiccherarla a tutti quanti, perché il mondo non capisce niente. E il mondo si crede un cristianesimo secondo la nostra testa, che non è il cristianesimo.
per cui ci creava anche un tipo, un modello di nostra, della nostra santità, non secondo Cristo, ma secondo il mondo. Finiamo per ragionare secondo il mondo, anche di Dio, e non secondo Dio. E finiamo per crearci un Vangelo a modo nostro. E i cristiani, come sono bravi a trasformare il Vangelo, anche di noi cristiani. Figuriamoci noi quindi cristiani che siamo cristiani morti, invece di essere una chiesa viva, cristiani vivi, che obbediscono a Cristo. Ecco perché Gesù ci invita ad essere molto prudenti, a conservare quel silenzio delle cose di Dio, da chi non capisce le cose di Dio. Perché Gesù dirà, non può guardarla davanti ai porci. Abbiamo detto ieri che i primati ci rende porci, ma il peggio dei porci. Ora parlare delle cose di Dio a chi invece vuole guardare nel materialismo, nell'ateismo, è come guardare la terra che è Dio. E quindi tutto ciò che è di Dio, esattamente la parola, c'è tutto ciò che è di Dio. Porto davanti ai porci e non davanti che voltarsi, sbagliarmi e venire a contestare la grande religiosa. Infatti sembra da parlare di cose sante a chi vuole guardare nel peccato e continua a derivare. Questo è fissato, questo è esaltato, questo è un allucinato e poi calpesterà le cose di Dio, la parola religiosa, venderà le cose sante di Dio. E Gesù termina questa pagina evangelica dicendo così che Gesù ordinò di dare da mangiare alla fanciulla. Perché intanto la noi chiesa, questa fanciulla che rappresenta la comunità cristiana, che deve diventare bimbo per entrare nel regno dei cieli, questo bimbo che vive la carità di Dio, qui intanto possiamo acquistare le forze di Dio, che logico, le forze di Dio, in quanto ci nutriamo di quel cibo che è Cristo. È un richiamo all'Eucaristia, quel dare da mangiare alla fanciulla. Perché la Chiesa, in questo mondo di peccato, per cui deve camminare come Chiesa pellegrina in questo mondo, senza lasciarsi attirare, travolgere dalle cose del mondo, deve marciare nella via di Dio. E com'è difficile vivere il Vangelo in questo mondo di egoismo, di peccato. Per cui se non abbiamo la forza di Dio, noi corriamo nel peccato. Ecco perché abbiamo bisogno dei sacramenti, soprattutto dell'Eucaristia, che è la forza di Dio comunicata a noi deboli, che a causa del peccato siamo deboli. E se non ci nutriamo di Cristo, se non ci rafforziamo di Lui, noi cadremo nel peccato, staremo sempre nel peccato. Ma per stare invece nell'amore di Dio, noi dobbiamo venire sempre al Signore. Quanto più cerchiamo la Sua volontà, quanto più cerchiamo di piacere a Lui, quanto più ci uniamo noi a Maria, la mamma di questa Chiesa peccatrice e debole, perché spetta a lei farci bambini, spetta a lei nutrirci di Gesù, riempirci di Gesù, e spetta a lei partorire Cristo nelle nostre anime, quanto più noi ubbidiremo a Gesù, alla sua parola, metteremo in pratica con umiltà, con obbedienza dolce questa sua parola, tanto più sperimenteremo quanto è grande e gioiosa la misericordia di Dio, che è venuto a liberarci da tutti i mali, nell'animo e nel corpo, per guarirci pienamente, per farci risorgere alla vita nuova che è la vita di Dio. Gesù prende con sé i tre discepoli che
sono i rappresentanti della Chiesa gerarchica, sempre dietro il campo che lui ha costruito, e il monte sul monte. Il monte nella Sacra Scrittura simboleggia le altezze di Dio, simboleggia la santità di Dio. Dio vuole portare tutti noi, tutta l'umanità, se non si lascia, se si lascia afferrare dalle mani di Dio, se cioè non sfuggiamo dalle mani di questo Dio che è entrato nella storia e si avvicina a ciascuno di noi. Dio ci conosce tutti, vuole salvare tutti, nessuno escluso. Se noi permettiamo a questo Dio che è entrato nel mondo, gli permettiamo di afferrarci e dopo averci purificato, dopo aver ucciso il nostro egoismo, questa natura corrotta, di introdurci nel suo mondo, anche noi possiamo, anche noi, come lui, già lui capo, entrare nella stessa gloria di Dio, nella stessa natura e vita di Dio. Ecco perché il richiamo al monte, Gesù vuol portarci sull'alto monte della santità, e il richiamo cioè a salire questa perfezione del Padre nostro, senza mai fermarsi, senza mai stancarsi, senza dire, come dicono tanti, purtroppo, ma io in effetti non sono un bravo uomo, una brava donna, non faccio grandi peccati. Ma non basta questo provvedimento. Gesù ci vuole santi, ma di una santità che è perfetta come perfetta la santità del Padre nostro che è in cielo. Tanto che ci comanda con un imperativo, non con una raccomandazione. Dice, siate perfetti come perfetto il Padre vostro che è in cielo. Certo, non con le nostre forze saliamo a Dio, perché noi siamo estrema debolezza. Ma dobbiamo lasciarci afferrare da quel Dio infinito che si inchina sulla nostra nobilità, sulla nostra miseria, per afferrarci lui, che ha le braccia unicamente. Lui, al quale nulla è impossibile, nessun ostacolo, nessuna forza malefica, che abbiamo visto Satana in questi giorni, che forza, che potenza ha nei nostri confronti, ma nei confronti di Dio è un soffio, un vento gelido cattivo che viene spazzato via da questa luce infinita, da questa potenza infinita di Dio. Quindi noi dobbiamo lasciarci afferrare dall'amore misericordioso di Dio, che vuole portarci nelle sue altezze, nel suo mondo, perché noi possiamo partecipare della sua vita che giunge infinita, perciò il paradiso. Ecco perché il Signore, poco prima in effetti di affrontare la passione tremenda, che poi sconvolge la nostra piccola mente, come quel Dio, noi crediamo in Dio e intanto lo vediamo addirittura che pende da una croce, che si mette in balia del mare e sembra trionfare il mare in quest'ora delle tenebre, e lui che si dice onnipotente, lui che ha risuscitato i morti, non sa scendere dalla croce, non sa gettare all'aria, spazzare via il mare, e in quella passività piena nelle mani del mare sembra che il mare solo trionfi. E allora dov'è la potenza amorosa, misericordiosa di Dio che vuole spazzare via questo mare quando lo fa trionfare nella sua persona, nella sua vita, in modo così sconvolgente? Ecco perché, poiché la nostra piccola mente non riesce a comprendere i disegni sapienti e perciò infinitamente sapienti e perciò infinitamente misteriosi per la nostra piccola mente, ecco perché Gesù, per evitare che noi possiamo scandalizzarci dell'operare di Dio, del modo di pensare, di agire, di operare Dio nella storia, ecco perché porta la sua Chiesa, in effetti vuol portare ciascuno di noi, perché nessuno deve sentirsi escluso, tutti gli avvenimenti, di tutte le parole che dice la Sacra Scrittura, vuol portare ciascuno di noi sull'alta montagna della santità, per darci un barlume di quella gloria, per darci già una pregustazione di quella gioia del paradiso, per farci già gustare qua giù qualcosa delle zettine brillanti del paradiso, che lo vedremo, che l'abbiamo sentito, Pietro, che esce in certa espressione così di gioia come un bambinone che non sa quello che dice, perché non entra nel disegno pieno di Dio, ma
si lascia trasportare dal suo temperamento veramente bambinesco. E ora lo vedremo un po'. E quando Dio è venuto in questo mondo per prendere tutti noi, nessuno escluso, per portarci sull'alta montagna della santità e farci uomini nuovi. Il numero 8, 8 giorni dopo questi discorsi, è il richiamo a questa novità di vita, a questa novità di creatura che lui è venuto ad operare. Voglio fare nuove tutte le cose, dice nella Sacra Scrittura. Voglio fare nuovo l'uomo, voglio fare nuovi cieli, nuova terra, dove non c'è più opera di peccato, di male, di sofferenza, per rendi solo Dio la pienezza della vita, della santità, della gioia, gioia piena. La nuova creazione che Gesù è venuto a realizzare. E per realizzare ciascuno di noi già su questa terra. Perciò incomincia a farci vedere qualcosa della infinita bellezza del paradiso. Sali sul monte a pregare. Che cos'è la preghiera? Oh, in poche parole possiamo dire in questo brevissimo tempo. Perché la preghiera non è recitare delle formule con le labbra, come facciamo noi, Ave Maria, Gloria al Padre, Padre nostro, leggiamo libri, principi, formule, formulette, per carità, cerchiamo all'aria tutto questo. Se non c'è un impegno a fare quello che Dio vuole, noi non stiamo pregando. Stiamo dicendo con le labbra, Signore, Signore, quando ti voglio bene, e poi con la vita continuiamo a fare il comodo nostro. E poi con la vita presgusciamo dalle mani del Dio infinitamente santo, che vuol portarci nelle sue altezze di santità per continuare a vivere il peccato di ogni giorno che ci immobilizza nelle miserie quotidiane. Ecco perché Gesù salì sul monte a pregare, lui, il capo, ci dà l'esempio, ci fa scegliere, lui che apre i cieli con la sua vita, che è tutta preghiera, che è tutta obbedienza all'altare, per cui merita anche a noi di poter diventare preghiera, cioè di poter diventare veramente uomini nuovi, essere graditi a Dio, che nella loro anima, nel loro spirito, nel loro corpo, nel loro pensiero, nelle loro parole, tutto rende Dio, Dio tutto in tutto l'uomo. E allora tutta la nostra vita sarà gradita a Dio, quando lo Spirito Santo ci invade per farci uomini nuovi, nuove creature. Ecco, allora se stiamo convertendoci dal peccato, allora noi stiamo pregando. Se noi stiamo lasciando il peccato, anche il minimo, allora la nostra preghiera diventa ancora più profonda nel cuore di Dio. Ha più efficacia, più forza sul cuore di Dio. Quanto più ci impegniamo a evitare anche il minimo peccato, tanto più allora la nostra vita prega. Ecco perché la preghiera di un santo ha più forza della preghiera di miliardi di cristiani mediocri che vivono nel peccato e quindi sono staccati da Dio, oppure Dio è presente, sì, perché stanno in grazia di Dio, però non è operante, non può operare come può operare, perché ci sono tanti peccati mediocri che gli fermano, bloccano Dio e non può agire, non può operare come vorrebbe operare in ciascuno di noi. Ecco perché Gesù sale sul monte a pregare, ci dice il Vangelo, perché vuole portare tutti noi a quella santità del Padre. E chi più diventa santo, più la sua vita diventa preghiera, più la sua persona diventa preghiera. E il modo di vivere che è preghiera, che noi diciamo tante preghiere con le labbra, ma la nostra vita offende il Signore, a che serve? Ecco perché sentiremo subito la voce del Padre che dice: questo è figlio mio eletto, ascoltate. Chi non obbedisce a questo non è cristiano, a parole è cristiano, ma la sua vita è tanto lontana da Dio. Dirà Gesù: questo povero mi adora con le labbra, ma il suo cuore, cioè la sua vita, l'intimo, è lontano da me, disobbediente alla mia parola, non mi ascolta, non mette in pratica la mia legge. E ogni volta che noi vediamo coscientemente, noi stiamo voltando le spalle a Dio, noi siamo disobbedienti a Cristo, noi stiamo impedendo a Cristo di afferrarci, di purificarci, di divinizzarci. Quindi Lui non ci sta portando nelle altezze del mare, ma stiamo noi sprofondando sempre più nelle bassezze del peccato e quindi nel regno di Satana, il mondo del peccato. Capite la tragedia che noi realizziamo con le nostre mani quando pecchiamo? Impediamo a Cristo
Cristo, la santità infinita, la gioia infinita, di afferrarci, di portarci nel suo mondo, che è mondo di gioia e di bene, solo bene, 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 pieno, infinito. E mentre pregava, il volto di Gesù, dice, cambiò di aspetto, e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Vedete, ogni parola della Sacra Scrittura ha il suo profondo significato. È difficile spiegare in tanti di tutto, però quella, il volto di Cristo e della veste sta a indicare che Cristo è il capo, il volto ci parla del capo. Cristo è il capo, così lo qualifica la Sacra Scrittura, mentre noi siamo la veste del Cristo, il corpo di Cristo, o portano anche altre immagini alla Sacra Scrittura. Addirittura quella veste è il demonio, fa di tutto per afferrare, per strappare, ma Dio gliela impedisce. Quella veste che siamo noi, Chiesa, che Satana vorrebbe lacerare, distruggere, no? È il corpo di Cristo, è la veste di Cristo, è la veste di Cristo, la Chiesa Santa, il demonio non può toccare. Può schiaffeggiarla, può squalcirla, perché le tentazioni, gli attacchi vengono da Satana, anche verso nei confronti dei santi, però chi è veramente Chiesa viva non si lascia lacerare dal Cristo, non si lascia, cioè distruggere da Satana, non si lascia, in altre parole, distaccare da Cristo. Col peccato mortale ci distacchiamo da Cristo, sapete? Noi ci scherziamo con il peccato, ma se capissimo la tragedia, la profondità di questo male, piuttosto accetteremo di morire, piuttosto che commettere un minimo peccato. Perdere la vita, come dice Gesù prima di questo passo stupendo, di questa esperienza mistica che vuol darci. Ma non la diamo come le esperienze mistiche perché non siamo disposti a perdere la vita. Quante riserve nel nostro cuore, e devo rinunciare anche a quello, ma quella a me fa piacere, quell'altra a me fa piacere, e calpestiamo la legge di Dio. Perciò Gesù non trova mai spazio nel cuore. Sono pochi quei cuori totalmente aperti a Dio, sono pochi santi, in altre parole. Ecco perché Gesù, come tutti noi, che siamo invitati a innalzarci nell'altezza del Padre, cioè a diventare preghiera, a riempirci di Spirito Santo, perché solo un uomo pieno di Spirito Santo è preghiera, solo chi si riempie di Spirito Santo, costui è prega, perché lo Spirito Santo la preghiera, senza lo Spirito Santo non siamo capaci di pregare, non possiamo piacere a Dio, dice la Sacra Scrittura. Ecco perché Gesù, che è il capo, vuol portare anche noi la veste, il suo corpo mistico, lo vuol portare all'altezza del Padre. Ecco perché sia il capo, il volto, che la veste del Cristo si trasfigurano, si riempiono di gloria, della luce sfolgorante, della santità del Padre. Sia il volto del Cristo che la veste, sia lui il capo, che noi Chiesa, se ci impegniamo ad essere Chiesa viva, obbediente al Cristo, veniamo afferrati dallo Spirito Santo, purificati dai nostri peccati e riempiti della sua presenza, allora diventiamo veramente luce del mondo, allora diventiamo veramente perla preziosa davanti al mondo, allora diventiamo veramente santi degli immacolati nello Spirito Santo, nella verità. L'evangelista Marco dice così a questo punto, che noi stiamo leggendo, orientando la pagina di Luca. L'evangelista Marco dice che nessuna battaglia sulla terra sarebbe capace di rendere bianche le vesti, così come avvenne sul monte della trasfigurazione. Che cosa vorrebbe dirci lo Spirito Santo con questa espressione che non è messa lì a caso? Vorrebbe dire che noi intanto arriviamo alla gioia piena che solo Dio può darci in quanto ubbidiamo a Dio. Ma se cerchiamo i detersivi di questo mondo, se cerchiamo in altre parole le soluzioni al problema dell'uomo, le cerchiamo dagli uomini, nelle cose umane, nelle cose terrene, da parte delle creature, noi non riceveremo mai quella pienezza di vita, di bene, di gioia che solo Dio può darci. Non diventeremo mai quegli uomini nuovi liberati dalle oppressioni, dalle schiavitù, dalle tristezze, dalle angosce, dalle disperazioni che attanagliano il cuore di ognuno di noi. Solo Dio è capace di farci uomini nuovi, liberi da tutte le miserie, liberi da tutte le oscurità, liberi da tutte.
per renderci santi e innamorati come Maria davanti all'infinitamente santo e completo. Ed ecco che due uomini parlano con Gesù sul monte della trasfigurazione. Due uomini sono Mosè ed Elia, e attraverso questi due uomini, che sono rappresentanti dell'antica legge, la Sacra Scrittura ci vuole presentare la parola di Dio prima dell'avvento di Cristo. Sia Mosè il legislatore, sia Elia i profeti dell'Antico Testamento hanno parlato di Cristo, hanno annunciato tanti secoli prima dell'avvento del Signore, di questo Salvatore. E solo Dio può parlare in anticipo del futuro, solo Dio può dire ciò che avverrà domani. Il demonio non conosce il futuro, sapete, può intuire qualche cosa dalle leggi fisiche, ma non la volontà di Dio gli sfugge completamente. Ecco perché, guardate come dovremmo arrivare alla fede. Se ci fossero degli atti onesti, arriverebbero alla fede soltanto meditando l'Antico Testamento, che è scritto tanti secoli prima, ma preannuncia passo passo la venuta del Cristo, e scende di particolare che fa impressione, Basta pensare che un profeta dice, per esempio, che Gesù, il Messia, nascerà, tanto è scritto tanti secoli prima, nascerà a Betlemme da una vergine, e che verrà tradito per 20 denari, ma qualcosa di impressionante, e che i nemici di Cristo, gli avversari di Cristo, si tireranno a sorte la veste del Cristo. Mamma mia, in tanti particolari, cosa gli avvenne precisamente dietro il Calvario, nella vita del Cristo. E così, se meditiamo tutta la Sacra Scrittura, tutti i particolari della vita del Cristo sono preannunciati secoli e secoli prima. Chi poteva fare questo se non Dio? Nessuno, a nessuno è presente il futuro, solo Dio, l'eterno presente, ecco, lui nulla sfugge. E se ci fossero gli altri onesti, dovrebbero a questo punto inginocchiarsi per dire: Signore, tu esisti, io credo in te. Ma purtroppo l'indurimento del nostro cuore, il nostro orgoglio ci chiude a Dio, e allora entriamo nelle nostre presunzioni, e quindi allora deviamo la Sacra Scrittura e quindi ci troviamo scandalosi o bambineschi i libri santi, la Sacra Scrittura. E che scandalo, la Sacra Scrittura che parla di tante cose, oppure qualche piccineria per le menti sapienti e intelligenti di questo mondo, che sono stupita di fronte all'infinita sapienza di Dio. E parlavano della Mosè ed Elia parlavano con Gesù del suo trapasso da questo mondo al Padre, perché chi medita la Sacra Scrittura con serietà, con disponibilità di vita davanti a Dio, veramente vede tutta la vita del Cristo già anticipata da quelle pagine dell'Antico Testamento. Che cosa stupenda è la parola di Dio, quell'Antico Testamento che a noi sembra ancora più duro, più certo ai mondi che non riusciamo a capire, ma chi si lascia inondare dalla sapienza da parte di Maria, della mamma, della sede della sapienza, come gusta la parola di Dio, della Sacra Scrittura, che dice tutto, ci parla del Cristo e della vita di ciascuno di noi. Questo passaggio da questo mondo al Padre che Gesù avrebbe conosciuto a Gerusalemme. Noi che siamo ormai questa Gerusalemme vecchia, questa natura vecchia, e come che dobbiamo diventare natura nuova. La Sacra Scrittura ci qualifica Gerusalemme nuova, lassù saremo una città, cioè saremo una comunione di fratelli, una famiglia sola, tutti noi, cuore nuovo, spirito nuovo, corpo nuovo, sensi nuovi, passione nuova, tutte prese dallo Spirito Santo, infiammate di Spirito Santo, vivremo solo la vita dello Spirito Santo. Dice la Sacra Scrittura che Pietro e i suoi compagni siamo tutti noi, perché parla di ogni uomo, questi sono rappresentativi di tutti noi, di tutta l'umanità. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno,
sua gloria e gli uomini che stavano con lui.